Nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo, ci siamo da nessun qui sul mio canale. Oggi siamo, vabbè, c'è poco da sorridere, siamo nel post partita di Napoli. Shatter, ho deciso di farlo per un semplice motivo, perché comunque dovevo un po', diciamo, sfogarmi, anche se da sfogarci c'è poco, visto che ho sfogato tutto ieri dopo la live reaction. Niente, Napoli che perde 2-1 in casa, cioè in trasferta, in casa era lo Shatter. Contro appunto lo Shakhtar Donetsk, squadra ucraina che comunque ci ha dato filo da torcere, devo dire la verità. Allora, cosa ho da dire contro il Napoli in questa partita? Principalmente ho da lamentarmi con tre persone, poi vedremo. Intanto vi dico che usciranno altri video riguardante il mondo Napoli, principalmente su questa partita, ma potranno uscire anche settimana prossima, fra 2 settimane, che riguarderanno degli argomenti che vi invito a vedere. Quindi, di cosa voglio, a chi voglio recriminare le colpe di questa sconfitta? Partiamo dal colpevole principale, ovvero Mister Sarri. Mi duole dirlo, perché Sarri è un allenatore che io amo, è uno dei miei allenatori preferiti, anche perché comunque allena il Napoli, e quindi comunque cioè non piace andare contro il mio allenatore. Poi appunto è uno dei miei allenatori preferiti, principalmente per il gioco che mette in campo. Ma quello che mi domando io è: il bel gioco del Napoli dove è finito? E ci farò un video a parte, quindi non parliamo qui. Comunque, quello che voglio recriminare io a Sarri sono i cambi e il come è sceso in campo. Sono bravi tutti quanti a parlare prima, perché a parlare dopo, scusate. Perché pure io posso dire Zielinski ha giocato male. Non lo mettevi, ma Sarri nemmeno lo sapeva che Zielinski giocava male. Però quello che dico io è che tu non mi puoi far giocare il Napoli senza centrocampo. Nel senso che non mi puoi non mettere Haaland, ma mettere Hamsik che non è in forma. Zielinski che ha le stesse caratteristiche di Hamsik, sono molto offensivi. E un Diawara che è giovane e l'hai trovato spesato perché era l'unico centrocampista. Hamsik saliva, Zielinski è più offensivo. Hai messo a fare Zielinski in pratica che aiutava a Allan e Allan a Diawara che faceva il lavoro di Allan quando Zielinski non sa fare il lavoro di Allan, ovvero di tornare in difesa, di essere utile alla difesa, di essere un giocatore di quantità che ti spezza il gioco. Non lo sa fare Zielinski. Zielinski è un giocatore che è offensivo, non dico trequartista, ma è una mezzala offensiva. Un giocatore che ti avanza, ti trova la scoccata vincente a furiare, ad esempio contro l'Atalanta. È un bel giocatore, sa fare gli inserimenti, ma non sa difendere. E quindi già qui viene la prima colpa di Sarri. Poi un'altra cosa è l'esclusione, sì, il non far entrare un asso. Questa cosa l'ho visto solo il video di Peppone Guerrazzurro, quindi lui non l'ha detta. Quello che dico io è: dopo il gol del 2-1 non lo potevi fare entrare al posto di Callon Insigne, perché è bravo a dribblare e poteva darti il vantaggio numerico dell'uomo dribblandotelo e poteva garantirti uno spazio in più per Milik. Poi non so, mi sbaglierò io, per me però il Napoli doveva fare così, perché se tu mi mettevi dopo il 2-1, lui ti poteva dribblare, che ne so, il terzino, rimanevano tre difensori contro tre attaccanti. Invece noi andavamo sempre in 4 contro 3. Insigne, che mi dispiace, ma comunque non è che era, so che anche non ti dava la superiorità numerica di Insigne come te la poteva dare un'A. Poi mi sbaglierò anche io, perché comunque è molto giovane, quindi non si troverà a suo agio in Champions per le prime partite. Però comunque per me una è da provare, perché può essere un giocatore davvero utile al gioco del Napoli, visto che comunque ti libera l'uomo e una con Milik potrebbe fare davvero una bella accoppiata, visto che potrebbe far rimanere Milik libero da solo in mezzo e lui potrebbe appunto passare, e quindi cioè si dribbla l'uomo una e poi rimanendo in inferiorità numerica a livello difensivo la squadra avversaria potrebbe comunque giocarsela con Milik, se non anche con Insigne. Poi l'altro colpevole, vi ho detto anche Zielinski, quindi parlando di Sarri, l'ultimo colpevole è Reina. Allora, io ve l'ho detto nel video sfogo: Reina non è un portiere, ho detto tutto. Reina non è un portiere, è un bel portiere a livello carismatico, a livello grintoso, ma quello non vuol dire essere un portiere, quello è un uomo. A livello di porta, lui non sa parare. Farò un video dedicato a lui, un altro video. Vi invito a vederlo, perché questo video voglio essere breve, perché deve uscire oggi come secondo video del giorno. E niente, questo era quello che pensavo di questo match. Ovviamente è bello parlare dopo, cioè sono tutti bravi a parlare dopo, ma io voglio esprimere comunque il mio pensiero.
e, come tutti gli altri che ovviamente lo fanno, però parlare dopo criticando e offendendo la squadra, cioè critica costruttiva, ok, ma criticando pesantemente, offendendo la squadra, no. Perché ad esempio cedere Hamsik, ma state buono la cava, cioè non state buono la cava. Vabbè, comunque niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, non c'è nessuno perché è tutto sotto controllo, bella.